Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio». Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, gettati giù. Sta scritto infatti, ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo, ed essi ti porteranno sulle loro mani, perché il tuo piede non inciampi in una pietra». Gesù gli rispose: «Sta scritto anche, non metterai alla prova il Signore Dio tuo». Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo, e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria, e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò, se gettandoti ai miei piedi mi adorerai». Allora Gesù gli rispose: «Vattene, Satana. Sta scritto infatti, il Signore, Dio tuo, adorerai, a Lui solo renderai culto». Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano. Parola del Signore. Interrompiamo la lettura continua del discorso della montagna perché si apre per noi il tempo santo della Quaresima, i 40 giorni che ci separano dalla Pasqua. In realtà, se li contate, sono 46, perché fino a Giovedì Santo, perché le domeniche non sono mai giorni penitenziali. Quindi per arrivare a veramente 40 giorni di digiuno, la Chiesa comincia il mercoledì, ha cominciato il mercoledì delle ceneri. Per imitare Gesù, come dice il Vangelo di oggi, Gesù che va nel deserto per 40 giorni e 40 notti. È un numero naturalmente simbolico nella Bibbia, questo del 40, è il tempo dell'incontro con Dio e della lotta per rimanere fedeli a Dio, come i 40 anni nel deserto di Israele, come i 40 giorni del diluvio, come i 40 giorni di Elia che cammina verso il Monte Oreb. Insomma, questo 40 ritorna nella scrittura come un tempo prezioso e difficile, un tempo di lotta e un tempo di incontro con il Signore rinnovato. Speriamo che lo sia anche per noi, che possiamo camminare verso la Pasqua e arrivarci davvero rinnovati, ma la prima domenica di Quaresima ci avvisa: c'è da lottare, bisogna lottare col nemico, bisogna lottare con se stessi, bisogna lottare contro quella che San Paolo direbbe la carne, cioè il nostro egoismo, cioè la tentazione di autocentrarci, di essere solo noi, di immaginarci noi, io, me stesso, come il centro di tutto. Ecco, il diavolo tenta Gesù e tenta anche noi. E Gesù tenta Gesù a tre livelli, nel suo modo di essere il Messia. Lo tenta proprio sulla sua missione, su quello che deve essere e deve fare. Se tu sei figlio di Dio, se tu sei figlio di Dio, ecco, se tu sei figlio di Dio, allora devi essere in un certo modo. La stessa cosa dice a noi: se tu sei discepolo di Gesù, puoi fare come tutti gli altri. Se sei discepolo di Gesù, l'importante è che sei buono. Ci sono tanti modi con cui il diavolo cerca di sviarci, di portarci fuori strada dalla strada del Vangelo. Come risponde Gesù e come dobbiamo rispondere noi? Sta scritto, sta scritto, sta scritto. Cioè, con la parola di Dio. La parola di Dio è il nostro faro, è la nostra bussola, è quella che ci guida. In questa Quaresima ascoltiamo di più la parola di Dio, cerchiamo di studiarla, di capirla, di pregarla e soprattutto di viverla, di metterla in pratica, perché è con la parola di Dio
che noi non smetteremo mai di tenere fissi gli occhi su Gesù, come ci dice la lettera agli Ebrei. Corriamo tenendo fisso lo sguardo su Gesù. Allora non avremo paura di niente, anche di affrontare le prove più difficili. Perché? Perché sappiamo che Gesù è la via. Io sono la via, la verità e la vita. È la via che ci conduce alla vita. Seguiamo Gesù in questa Quaresima con più slancio. Solo se terremo fissi gli occhi su di Lui potremo arrivare a Pasqua davvero rinnovati